Parliamo di un libro di quelli che lasciano il segno. Si tratta di un romanzo per ragazzi strepitoso, intitolato Skellig, e è l'opera prima di un narratore di Newcastle che si chiama David Dalmond. Ha esordito relativamente tardi proprio con questo libro, che è il suo romanzo d'esordio, ed è diventato un nome di primo piano nell'ambito della narrativa per ragazzi proprio a livello mondiale. Da allora ha scritto diversi libri, oggi va per la settantina. È un libro molto particolare perché gioca sul non detto, nel senso che è un romanzo con un'ambientazione quotidiana, ma in cui, in una casa che sembra normale, una famiglia che si è trasferita da poco in una casa nuova con un garage pieno di sciarpame, in un momento particolare c'è un ragazzino in questa famiglia che è un po' abbandonato a se stesso perché è appena nata una sorellina, e il ragazzo è attirato come una falena dalla fiamma da questo strano garage. Ecco, diciamo che l'ambientazione è più o meno questa. Come si sviluppa però è in un modo assolutamente strano e che conquista fin dalle prime pagine, come proveremo a vedere, iniziando a leggere questo libro da pagina 1, o meglio, da pagina 7, ma dal capitolo 1. Lo trovai nel garage un sabato pomeriggio, il giorno dopo che ci eravamo trasferiti in Falcon and Road. Come vedete, come al solito, per l'ennesima volta, questo romanzo comincia con un'anticipazione. Questo lo trovai, non si sa assolutamente a chi si è riferito il pronome lo, ma ci viene una gran voglia di leggere per scoprire di cosa si tratta o di chi si tratta. L'inverno stava finendo, mamma aveva detto che ci saremmo trasferiti in tempo per la primavera, non c'era nessun altro, solo io, gli altri erano in casa col dottor Morte, in pensiero per la bambina, perché la sorellina che è nata dà dei grossi pensieri a questi genitori. Era disteso al buio, dietro le casse, nella polvere e nella sporcizia. Era come se fosse lì da sempre. E, come vedete, sta parlando di qualcuno che sembra decisamente inquietante, ma che ancora non ci ha detto chi si tratti. Insomma, non sappiamo ancora chi sia questo essere di cui sta parlando. Era lucido, pallido e secco, e credevo che fosse morto. Mi sbagliavo di grosso. Presto avrei cominciato a vedere la verità, che al mondo non c'era mai stato un altro essere come lui. E ancora non ci ha detto. Lo chiamavamo Garage perché l'aveva chiamato così il signor Stone, l'agente immobiliare. Però sembrava più un cantiere di demolizione, una discarica, uno di quei vecchi magazzini del porto che ogni tanto buttano giù. Stone ci aveva accompagnato in fondo al giardino, aveva aperto la porta con uno strattone e aveva fatto luce con la sua piccola torcia in quel buio. Noi ci eravamo appena affacciati insieme a lui. Dovete vederlo con gli occhi della mente, aveva detto. Dovete vederlo ripulito, con porte nuove e tetto riparato. Immaginatelo come un magnifico garage doppio. Insomma, è qualcosa da demolire e da rifare. A volte, quando si comprano le case, capita. Diciamo che ci siano delle parti completamente da distruggere, ma che qualcuno fortunato riesce a vedere con gli occhi della mente. Ed è quello che chiede appunto questo agente immobiliare. Mi aveva guardato con un ghigno stupido. Ho qualcosa per te, ragazzo, un rifugio per te e i tuoi amici. Cosa ne pensi, eh? Mi ero voltato, non volevo avere niente a che fare con lui. Per tutto il resto della casa era stato lo stesso. Vedetela con gli occhi della mente, immaginate cosa si può fare. Io invece continuavo a pensare al vecchio, a Ernie Myers, che ci aveva vissuto da solo per anni dentro questa casa che è tutta da rifare praticamente. Era morto già da quasi una settimana quando l'avevano trovato sotto il tavolo della cucina. Vedevo quello, quando Stone ci diceva di vedere le cose con gli occhi della mente. Ce l'aveva detto perfino quando eravamo arrivati in soggiorno e in un angolo c'era una vecchia tazza del vate crepata dietro un paravento di compensato. In soggiorno la tazza del vate. Volevo solo che stesse zitto, ma lui sottovoce aveva detto che verso la fine Ernie non riusciva più a fare le scale. Avevano portato giù il letto e montato il water per farlo stare più comodo. Stone mi aveva guardato come se pensasse che forse non avrei dovuto sapere certe cose. Voleva andarmene, tornare alla nostra vecchia casa, ma mamma e papà se l'erano bevute. Avevano continuato a parlarne
come se fosse stata una grande avventura. Avevano comprato la casa. Questo ragazzino c'ha una gran presa nel suo modo di scrivere e di raccontare le cose. Si erano messi a pulirla, a strofinarla e ridipingerla. Poi la bambina è arrivata prematura e tutto è partito da lì. E questo è il primo capitolo e già siamo forse incatenati a quella prima descrizione inquietante che lui ci ha buttato in faccia e adesso siamo curiosi di sapere quell'essere nel garage che cosa sia. Capitolo 2. Quella domenica mattina quasi c'entrai nel garage. Mi ero preso una mia torcia e avevo fatto luce. Le porte verso il vicoletto dovevano essere cadute a pezzi anni prima e l'entrata era stata inchiodata con decine di tavole spesse. Le travi erano marce e il tetto si era incurvato. I pezzi di pavimento che si vedevano, tra tutta quella robaccia, erano pieni di crepe e di buchi. La gente che aveva sgombrato la casa avrebbe dovuto svuotare anche il garage. Ma gli era bastata un'occhiata e avevano detto che non ci sarebbero entrati neanche se li pagavamo il doppio. C'erano vecchie cassettiere, bacinelle rotte, sacchi di cemento, porte in disuso appoggiate ai muri, sdraio con la tela marcita. Grandi rotoli di corda e di cavo erano appesi a chiodi sulle pareti. Mucchi di tubi per l'acqua e grandi scatole di chiodi arrugginiti erano sparsi per terra. Un caos, insomma. Tutto era coperto di polvere e di ragnatele. L'intonaco si era staccato dalle pareti. Su un lato c'era una finestrella lurida, con dei rotoli di linoleo crepato davanti. Tutto puzzava di marcia e di polvere. Persino i mattoni si sgretolavano come se non riuscissero più a sopportare il peso. Era come se tutto il garage fosse stufo di sé e volesse crollare per poi farsi portare via con la ruspa, come se il garage stesso si volesse autodistruggere, tanto è vetusto e rovinato. Sentì qualcosa raschiare in un angolo, poi qualcosa strisciare via, poi ogni rumore cessò e dentro ci fu solo silenzio. Restai lì cercando il coraggio per entrare. Stavo per farlo. Quando sentii mamma gridarmi qualcosa. Michael, cosa fai? Era sulla porta del retro. Non ti avevamo detto di aspettare finché non lo rimettono a posto? Feci un passo indietro e la guardai. Allora, te l'abbiamo detto o no? Gridò. Sì, dissi io. E allora stai lontano, va bene? Diedi uno spintone alla porta e quella si socchiuse tutta traballante sull'unico cardine che le restava. Va bene? Gridò ancora mamma. Va bene, risposi io. Sì, va bene, va bene. Non pensi che abbiamo già abbastanza problemi per la testa senza preoccuparci di te che per fare lo stupido resti schiacciato nel crollo del garage? Sì. E allora non entrarci, va bene? Va bene, va bene, va bene. Poi tornai nella giungla che chiamavamo giardino e lei tornò dentro da quella bambina del cavolo. Il giardino era un altro posto che sarebbe diventato magnifico. Ci sarebbero state panche, un tavolo e un'altalena. Il giardino, insomma, era un altro posto che sarebbe diventato magnifico. Ci sarebbero state panche, un tavolo e un'altalena. Ci sarebbe stata una porta da calcio dipinta su uno dei muri vicino alla casa. Ci sarebbe stato uno stagno con dentro pesce e rane, ma per il momento non c'era niente di tutto questo. C'erano solo ortiche, cardi, erbacce, mattoni mezzi rotti e mucchi di sassi. Iniziai a calciare via le teste di migliaia di soffioni, tipici, insomma, dei prati malmessi. Dopo un po' mamma mi gridò se andavo a cena e risposi di no, che stavo in giardino. Mi portò un panino e una lattina di coca. Scusa se è tutto messo male. E se siamo messi male anche come umore, disse. Mi mise una mano sul braccio, però lo capisci, Michael, eh? Alzai le spalle. Sì, dissi. Lei mi toccò di nuovo e fece un sospiro. Andrà di nuovo bene quando tutto sarà a posto. Mi sedetti su una pila di mattoni e contro il muro della casa a mangiare il panino e bere la coca. Pensai a Random Road, la via da dove venivamo, e a tutti i miei vecchi amici, come Leaky e Kut. A quell'ora di sicuro erano a campo grande a giocare una partita che sarebbe durata tutto il giorno. Poi sentì il campanello suonare e il dottor Morte che entrava. Lo chiamavo dottor Morte perché aveva la faccia grigia e macchie nere sulle mani e non sapeva sorridere. Un giorno l'avevo visto che si accendeva una sigaretta in macchina mentre se ne andava da casa nostra. Mi avevano detto di chiamarlo dottor Dan e lo chiamavo così quando gli dovevo parlare, ma per me dentro restava il dottor Morte e il nome era molto più adatto. Finì la coca, aspettai un minuto e poi tornai giù al garage. E rieccoci. Non avevo tempo per stare lì a cercare il coraggio di entrare o per ascoltare i rumori. Accesi la torcia, feci un bel respiro, entrai in punta di piedi. Qualcosa di piccolo e nero strisciò veloce per terra. La porta cedette scricchiolando per un attimo, prima di fermarsi. Nel raggio della torcia pioveva polvere.
In un angolo qualcosa raschiava e raschiava, andai avanti, sempre in punta di piedi. Sentivo delle ragnatele che mi si spezzavano contro la faccia, vecchi mobili, pezzi di cucina incomponibili, moquette arrotolata, tubi, cassette e assi, tutto era accatastato alla rinfusa. Doveva abbassarmi di continuo sotto i tubi di gomma, le corde e le sacche militari che pendevano dal tetto. Altre ragnatele mi si spezzarono contro i vestiti e la pelle. Il pavimento era rotto e si sbriciolava. Aprii un paio di centimetri un armadietto, puntai la torcia e vidi un milione di insettini scappare via. Sbirciai in una brocca di pietra e ci vidi le ossa di un qualche animaletto che c'era morto dentro. Dappertutto c'erano mosconi blu stecchiti e giornali e riviste che sembravano vecchissimi. Ne illuminai uno con la torcia e vidi che era di quasi 50 anni fa. Camminavo con molta cautela, avevo paura che da un momento all'altro crollasse tutto. La polvere mi intasava la gola e il naso. Sapevo che presto i miei avrebbero cominciato a protestare e che era meglio uscire. Mi sporsi da sopra un mucchio di casse e feci luce nello spazio dentro. Fu allora che lo vidi e ci siamo arrivati. Pensai che fosse morto. Stava seduto con le gambe allungate e la testa appoggiata all'indietro, contro il muro. Era pieno di polvere e ragnatele come tutto il resto e aveva la faccia magra e pallida. I capelli e le spalle erano coperti di mosconi morti. Con la torcia illuminai la faccia bianca e il completo nero. E qui lui parla e vi toccherà leggere il libro, perché io mi fermo qua. Buona lettura, ragazzi. Provate a leggere Skelly.